Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi è l'8 agosto, in questo momento sono le 9 e qualcosa. Pensavo che avrei dovuto iniziare questo video molto più tardi, oggi è lo Sneakers Day. Da quello che si vociferava, lo Sneakers Day sarebbe dovuto iniziare intorno all'una con le prime live e di lì a poco avrebbero seguito tutti i vari drop delle sneakers che sono previste. Le sneakers che si pensava dovessero uscire sono le Air Force One dedicate allo Sneakers Day, la Air Max One gialla, quella lemon, non so come si chiami. Erano poi vociferate anche le Jordan 4 Canyon Purple e le Jordan 1 Taxi, quindi quelle yellow toe, bellissime. Ho dovuto iniziare alle 9:44 perché, come molti di voi che mi seguono su Instagram avranno già visto, le Jordan 4 Canyon Purple hanno già droppato e sono riuscito direttamente a prenderle dall'applicazione Sneakers. È stata una release abbastanza particolare, finalmente siamo tornati a qualcosa di interessante per quanto riguarda lo Sneakers Day. Infatti sono state rilasciate tramite Scratch, vi lascio qui lo screen di come funzionava. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto direttamente sul mio profilo, nelle mie storie. È stato molto particolare, era necessario grattare un'immagine, un disegno in cui c'erano raffigurate delle Jordan 4 stilizzate, appariva sotto la Jordan 4 Canyon Purple e a quel punto si aveva la possibilità di acquistare direttamente la scarpa, quindi senza estrazione, senza dover attendere, mettersi in coda. Se veniva effettuato il processo abbastanza velocemente, la scarpa era vostra. Durante la giornata cerco anche di tenere il più aggiornati possibile tutti i miei follower su Instagram. Se non mi seguite ancora, trovate il link del profilo in descrizione. Oltre alla Jordan 4 Canyon Purple è stato anche già rilasciato un accesso esclusivo per la Dunk UCLA, molto carina, abbastanza particolare, niente male, e questa Dunk Low in colorazione Gym Red. Eccola qui, molto bella, semplicemente rossa e bianca. A me non è arrivato l'accesso esclusivo per nessuna delle due, ma diciamo che mi interessava di più prendere le Jordan 4 anche per portarvene una recensione poi. Quindi niente, io direi che a questo punto non si può far altro che aspettare all'una o aspettare per vedere se salterà fuori qualcos'altro. Io nel caso vi terrò aggiornati su Instagram e continuerò poi a registrare. Allora, è iniziata adesso. Intanto non so se avete visto che belline, ho aggiunto le lucine al setup, davvero carino, davvero figo, davvero interessante. E è iniziata adesso, sta per iniziare adesso la prima live sull'applicazione Sneakers. Sono le 13:01 e questa è la live durante la quale dovrebbero droppare le Air Force One. Proverò a prendere lo stesso, principalmente per farvele vedere perché non mi fanno impazzire troppo. Quindi niente, adesso diamo un'occhiata alla live e ci vediamo appena succede qualcosa di interessante. Nel frattempo la live sta andando avanti, qui ci sono alcune domande, qualche quiz, ma al momento stanno soltanto chiacchierando. È arrivato un pacco proprio da Nike, quindi andiamo a fare un unboxing insieme. Questa l'ho presa settimana scorsa durante lo Easy Day ed è un semplicissimo e banalissimo paio di Dunk Low Black and White Panda. Questo qui è un 39 che cercherò di vendere il più in fretta possibile, è troppo vicino. È semplice, volevo giusto farvelo vedere, un veloce unboxing in live mentre qui guardiamo quello che ci fanno vedere. Niente di emozionante finora, hanno semplicemente fatto qualche domanda sugli sneakers dei passati. La prima live sta finendo e adesso dovrebbe esserci il drop delle Air Force One. Quindi stiamo a vedere, vediamo un po' come le dropperanno, se sarà raffle o tipo FCFS o comunque l'Euro raffle veloce, che tra l'altro 150€ è una bella patacca, eh? È una bella sberla di scarpa. Andiamo sul paga. Sei in coda e vediamo tra un attimo. Quindi dovrebbe essere Leo, quindi raffle da 2-3 minuti, dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce. Vediamo, adesso mi dice in attesa e vediamo tra poco. Ok, l'estrazione è stata fatta e abbiamo una gran bella V. Non che questa sia decisamente la scarpa che mi interessa di più, però almeno posso portarvela a farvela vedere. Sicuramente nei prossimi giorni vi porterò un unboxing di tutto quello che sono riuscito a prendere durante questa giornata, sperando che non sia questa l'ultima scarpa che ho preso, sperando di riuscire a prendere anche altro durante la giornata. Quindi bene, per il momento siamo a 2 su 2 e ci vediamo più tardi, prima che inizia la prossima live, così vediamo un attimo che cosa succede. Alle 4 dovrebbe esserci il drop delle Air Max One Yellow. Ok, sono quasi le 3.
Adesso dovrebbe iniziare la seconda live dalle 15 alle 16 e al termine alle 16 proveremo a prendere insieme queste, no, non riesce questa qua a metterla a fuoco, vi metto l'immagine qua, le Air Max 1 Tour Yellow, anche queste in taglia da donna, ma perché hanno fatto già le Jordan 4 in taglia da donna, anche queste in taglia da donna, comunque disponibile dal 35,5 fino al 47,5, ma va bene lo stesso, ci proviamo insieme. La live in questo caso non dovrebbe essere niente di troppo emozionante, non ci dovrebbero essere domande o cose troppo interattive, dovrebbe essere più una cosa da semplicemente guardare, quindi direi che ci vediamo direttamente alle 4. Ok, eccoci qui, sono le 4, il prossimo è il turno del Air Max 1 Tour Yellow, andiamo con il nostro bel 41, tac, paga, questa è la mia bella faccia e di nuovo siamo in coda, vediamo se riusciamo a pigliare anche questi, quindi qualche minuto e vediamo se sono riuscito a prenderle o meno, e anche questa ce la siamo portati a casa. Gotham, finora siamo a 3 su 3 di quelle che sono uscite. Ora la prossima live è alle 5, quindi tra circa un'ora. Si vocifera che durante questa live verrà rilasciata nuovamente la Jordan 4 Canyon Purple, questa volta tramite la modalità di release Sneakers Cam, dovrebbero dire, quindi dovrebbe essere un po' più interessante, speriamo. Ok, sono le 5 ed è iniziata ufficialmente la prossima Sneakers Live, vediamo se qui succederà qualcosa di un po' più interessante, a quanto pare dovrebbero esserci anche delle domande durante questa live, vediamo un po' se sarà più interessante, se ci sarà qualcosa di utile, se faranno effettivamente questa Sneakers Cam o meno. Allora, a quanto pare hanno fatto durante questa live una specie di gara di outfit tra Parigi, Londra e Berlino, Milano, boh, vabbè, siamo sempre gli ultimi sfigati, i vincitori sono stati a Parigi, a quanto pare a Parigi hanno l'accesso anticipato per poter provare a prendere di nuovo le Canyon Purple che sono già uscite questa mattina. In realtà io, avendole già prese questa mattina, non penso che cercherò di prenderle con troppo interesse, ma vorrei almeno provarci tanto per vedere qualcosa di particolare. Per Parigi in anticipo, per il resto delle città arriverà alle 18 in punto, quindi tra 3 minuti. Niente, a quanto pare sembra che fossero disponibili soltanto per le tre città selezionate, quindi Berlino, Parigi e Londra. A quanto pare in realtà basta cambiare il paese. Oh, che figata! Sì, basta cambiare il paese per poter accedere all'acquisto della scarpa. Ecco qua la Jordan 4 Canyon, vediamo se ce ne sono ancora di disponibili, sembrerebbe proprio di sì, ma vediamo se funziona. Errore con il metodo di pagamento, continua a darmi, no, non riesce a farmela acquistare, ma penso che perché stanno andando troppo in fretta sold out. Insomma, abbastanza divertente, abbastanza interessante. Mi girano un po' le balle che comunque non siano state disponibili un po' per tutti, anche se lo erano già stamattina in realtà, ma quasi nessuno lo sapeva e quasi nessuno poteva saperlo. Potevano fare di meglio, onestamente. Però diciamo che rispetto agli anni scorsi hanno fatto decisamente molto meglio. A questo punto, visto che non dovrebbe succedere nient'altro, ci vediamo direttamente alle 19:30 con l'ultima live in cui potrebbero droppare le Jordan 1 Yellow Toe, anche dette Jordan 1 Taxi. Quelle sono quelle che sicuramente mi interessano di più. Speriamo che le dropperanno davvero. E siamo arrivati anche all'ultimo step, la live delle 19:30 che dovrebbe, speriamo, droppare le Jordan 1 High in colorazione Taxi, quindi qui sembra che siano state caricate sull'applicazione, comunque lo stock è presente all'interno del backend di Nike, quindi è molto probabile, c'è una buona probabilità che vengano droppate davvero. Io direi che adesso mi metto a guardare la live e appena succede qualcosa arrivo. Allora, la live è finita, sono le 20:28, adesso tra 2 minuti dovrebbe esserci finalmente il drop delle Jordan 1 High in colorazione Taxi, è praticamente confermato, ora non resta che provare a prenderle. Penso che proverò con 2 telefoni per avere più possibilità possibile, che vabbè, in realtà non sono tantissime possibilità, ma penso che dovrebbero essere sufficienti per riuscire a prenderne almeno un paio. Eccole, stanno arrivando, fammi controllare che qua, ok, è tutto pronto, dovrebbero apparire normalmente sul feed, mancano una decina di secondi. Ok, vediamo un po', vedo che le stanno anche caricando, eccole qua, 180 euro, wow, addirittura mi sembra un po' tantino.
paga, sei in coda. Vediamo se le riesco a trovare anche sull'altro telefono. Non leve. Oh, eccole qua, spuntate anche dall'altro telefono e proviamoci di nuovo. 180 euro, è bello pesantuccio. Adesso sei in coda anche su questo e aspettiamo. Prima della fine di questo Sneakers Day, io vi direi già di lasciare un bel like per questo nuovo format di video. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se volete che continuo a fare questo genere di video in cui seguo i drop, vi faccio vedere un po' che cosa succede. Ovviamente questo era lo Sneakers Day, una giornata un po' più particolare, però potrei anche iniziare a farvi vedere come funzionano i drop normalmente per le scarpe un po' più normali, diciamo, per le scarpe un po' più, per le release più regolari, quelle quasi giornaliere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Oh 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 oh, e voilà, got em. E anche questa, signore e signori, l'abbiamo presa dal secondo telefono molto bene. A questo punto direi che è valsa decisamente la pena decidere di utilizzare il secondo telefono, altrimenti vedo che sul primo non me le vogliono dare. E direi che questo Sneakers Day si è concluso nel migliore dei modi. Sono riuscito a prendere tutte le quattro scarpe che sono state rilasciate oggi, quindi le Canyon Purple, le Air Force One, le Air Max 1 Yellow e soprattutto le Air Jordan 1 in colorazione taxi. Davvero contento, davvero soddisfatto. Devo comunque ammettere che questo Sneakers Day non è che sia stato così emozionante come mi aspettavo. In realtà come già vi dicevo, mi aspettavo che fosse abbastanza deludente. È stato meno deludente di quello che mi aspettavo, ma comunque non così emozionante da dire wow, è stata una figata. Al contrario invece dell'Easy Day, che è stato molto avvincente, nonostante ve ne parlo poi nel video che vedrete riguardo all'Easy Day. A questo punto, con questo fantastico Gotham qui sullo schermo, io vi ringrazio di essere rimasti con me in questo video e di avermi tenuto un po' di compagnia durante questa lunga giornata. Di nuovo, spero che questo genere di video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima.